Che cosa sto facendo? Sto cercando di visualizzarmi già a casa. Vabbè, vado a casa che piove e c'è ancora un bel po' di strada da fare, là. Ce l'ho fatta! Sono arrivato a casa! Allora funziona! In realtà la visualizzazione creativa non funziona proprio così, ragazzi. Magari funzionasse così. Così ho paura che ci funzioni solamente la lampada di Aladino. Che cos'è la visualizzazione creativa? L'avevo forse già citata in qualche video precedente. La visualizzazione creativa non è altro che una tecnica mentale, meditativa, in cui ci immaginiamo un evento o una cosa a cui vorremmo partecipare o che vogliamo ardentemente, cercando di coinvolgere il maggior numero di sensi possibili e cercando di immaginarci come se già avessimo quella cosa, già avessimo partecipato a quell'evento, in modo tale da praticamente cercare di materializzare nella realtà quella determinata cosa o quella determinata situazione. Tantissimi politici, sportivi, attori famosi, chi più ne ha che più ne metta, fanno un largo uso di visualizzazione creativa. C'è chi ci nasce con, diciamo, una predisposizione all'immaginazione e quindi gli riesce meglio, ma tutti noi in un modo o nell'altro immaginiamo qualcosa. Sviluppando questa tecnica chiaramente aiuta sicuramente a raggiungere determinati obiettivi. Immaginate, mi viene in mente magari uno sportivo, mi viene in mente anzi una citazione che ho letto qualche tempo fa, leggendo appunto una biografia di Schwarzenegger, in cui citava un momento in cui lui si vedeva già sul podio, al primo posto, e percepiva proprio l'altezza che c'era tra il primo posto, gli spettatori, e il secondo e il terzo posto. Quindi lui si girava, chiudeva gli occhi e percepiva, vedeva, o meglio, immaginava la folla che applaudiva la sua vittoria, vedeva il viso, diciamo, affranto, deluso dei suoi concorrenti al secondo e al terzo posto, e sentiva dentro di sé la felicità già di aver vinto, anche se in realtà magari doveva passare ancora un mese, delle settimane prima che lui comunque potesse anche solo gareggiare, chiaramente. Questo chiaramente ci porta, ripetuto più volte al giorno e nell'arco del tempo, a fare in modo e comportarci come se già avessimo quella determinata cosa o già avessimo vissuto quel determinato evento. Quindi una volta che noi lo viviamo, chiaramente è come se avessimo una certa sicurezza di riuscire. Non è ovviamente una certezza, ma quello unito insieme a un duro allenamento, a comunque una volontà ferrea, sicuramente aiuta tantissimo. Personalmente, dopo aver letto diversi libri sulla visualizzazione creativa e aver capito che effettivamente i concetti non sono affatto delle cavolate montate in aria, di questi libri poi per chi fosse interessato lascio qui sotto i vari link, ho iniziato l'anno scorso, purtroppo ero quasi a fine corso, tra virgolette a fine anno, a partecipare a delle sedute di meditazione, in verità rilassamento profondo, che avevano all'interno comunque grosse parti di visualizzazione creativa. Questo mi ha fatto capire effettivamente che qualcosa di vero c'è, mi ha aiutato tantissimo. Ma effettivamente si possono materializzare i sogni? Che sia vero o no, io questo non posso saperlo. Di sicuro non sono un esperto e non ho praticato visualizzazione creativa o meditazione per così tanto tempo da poterne vedere dei risultati, diremo, tangibili. Come ho detto, ricomincerò domani, non vedo l'ora, per un semplice motivo. Applicando una buona stesura dei miei obiettivi, avendo una motivazione forte di un perché voglio raggiungere determinati obiettivi,
avendo un riscontro anche da tantissimi personaggi famosi che l'hanno messa in pratica con successo, questo non può tornarmi che utile. E sono dell'idea che comunque, quando si cerca di raggiungere una determinata meta, qualsiasi strumento possa tornarci utile nella nostra cassetta degli attrezzi è sicuramente ben accetta. Un'altra teoria che diciamo aleggia sulla visualizzazione creativa è quella spiegata da Natalie Ride nell'altro suo libro La fisica del successo, un altro libricino abbastanza scorrevole, come vedete comunque le pagine te le divori facile, roba di una giornata volendo, in cui spiega che potrebbe esserci un legame tra appunto la fisica quantistica e appunto la visualizzazione, il pensiero positivo e diciamo il modellare il proprio futuro a nostra immagine, in quanto la fisica quantistica, appunto studiando le piccole particelle dei quanti, sembra che negli anni, attraverso diciamo determinate osservazioni delle piccole particelle con determinati strumenti, si sia visto che i quanti, a seconda che li si guardi o no, vadano in una direzione diversa. E questo chiaramente vuole collegare concettualmente al fatto che la visualizzazione, se noi cominciamo a immaginarcela in un determinato modo, a vivercela, possiamo modellare il nostro futuro. Che sia vero o no, ripeto, è sicuramente uno strumento validissimo, in cui io tendenzialmente credo. In fondo, magari a tanti di voi può essere capitato una volta nella vita di desiderare ardentemente con tutto noi stessi, con tutto il nostro cuore, pensandoci più volte al giorno, magari sognandocela addirittura di notte, che vorremmo vivere una determinata situazione oppure vorremmo una determinata cosa. Magari dopo qualche mese o magari qualche anno, senza rendercene conto, noi cerchiamo di modellare il nostro futuro. E senza che ce ne rendiamo conto, compiamo delle piccole azioni che ci portano in quella direzione, fino a quando finalmente, magari ci siamo addirittura dimenticati di averlo pensato anni prima, riusciamo a vivere quella determinata situazione oppure ad avere quella determinata cosa. Perciò io onestamente non so se sia una cosa, diciamo, come potremmo dire, reale oppure una sciocchezza. Per quanto mi riguarda, serve credo una apertura mentale non da poco per accettare determinati concetti come questo. Io stesso comunque ci ho messo tantissimo tempo prima anche soltanto di vedere e leggere un libro o un documentario appunto come The Secret. Per chi non l'avesse visto, guardatelo. Non sono uno di quelli che, oddio, pensiamo positivo, sicuramente ce la faremo, dobbiamo essere motivati, no. Però sicuramente è utile conoscere anche questi aspetti possibili, appunto, che trascendono un po' quello che è la nostra vita. Domani ricomincerò, vi saprò dire. Se questo video vi ha fatto incuriosire oppure vi è tornato utile, mettete un mi piace, è sempre ben accetto, lo sapete, io vi ringrazio di questo. Se non siete ancora iscritti al canale, sempre per farvi i fatti miei, pulsante iscriviti con la campanellina per rimanere sempre notificati su quando pubblicherò un nuovo video. Direi che con questo è tutto e buona meditazione. Diventeremo tutti come Dottor Strange.